Ciao a tutti, benvenuti o bentrovati su PQuad. Io sono Michele, oggi parliamo di GP e del nuovo fumetto che è uscito a Lucca Comics 2022. Parliamo di Barbarone, il nuovo fumettone di GP che è appunto uscito a Lucca quest'anno. E che a me è arrivato da poco e l'ho letto subito, anzi, divorato. Questo è il volume 1 di una saga fatta da tre volumi. Barbarone, ovvero Sul pianeta delle scimmie erotomani, volume 1, una saga spaziale disegnata da GP. Ok, questa era l'introduzione un po' generale, ma Barbarone è qualcosa di più di un fumettone. GP finalmente si distacca dal fumetto impegnato, dal fumetto, passatemi il termine, sofisticato, che io amo anche moltissimo, ma ritroviamo un GP veramente, come lui stesso definisce questo fumetto, scemo. Scemo perché è un fumetto che torna per GP alle origini, ovvero alla popolarità di fare un fumetto, da fumetto. E GP stesso dice che questo fumetto è nato, anche disegnato su una carta tipica Bonelli, nato da una situazione di malessere personale e grazie anche all'invito e al contatto con un suo vecchio amico che aveva un'idea da fare su quest'opera, inizialmente su un piccolo cortometraggio, poi in quel periodo in cui lui stette male, decise di farne invece un fumetto. Questa scrittura, questa opera lo aiutò anche in maniera terapeutica, perché questo fumetto per GP divenne, come dice lui in una intervista, quasi una cura medica. Ne esce fuori veramente un lavoro eccezionale da un punto di vista prettamente di opera fumettistica. È affascinante perché anche nella copertina, che veramente richiama il fumetto classico, no? Degli anni anche 70, questa fantascienza di serie B molto bella con queste con questi richiami anche, ad esempio, guardate, una storia a fumetti disegnata a mano, attenzione, linguaggio scurrile, tutte queste grafiche che hanno appunto un rimando al fumetto popolare. La storia ovviamente di questo primo volume, perché come vi ho detto è divisa in tre capitoli, in tre fasi, in tre uscite fondamentalmente, è un fumetto da libreria. È una storia bizzarra perché c'è questo personaggio che si ispira appunto alle fattezze di questo amico di GP, che arriva con questo suo razzo su un pianeta sconosciuto e incontra dei personaggi un po' atipici, ovvero delle scimmie erotomani. Una pozza d'acqua che fondamentalmente la chiama pozza di piscio e altre cose divertenti perché è veramente un fumetto divertentissimo. E poi il linguaggio di GP non si discosta molto da altri lavori fatti, ovvero un linguaggio molto grezzo, molto appunto scurrile e forte, che è bello e divertente. In quest'opera diviene divertente in uno stato veramente senza limiti. E poi, come dire, ci sono tanti riferimenti che potremmo fare in quest'opera con altre opere, soprattutto anche cinematografiche, ma non voglio soffermarmi a parlare di questo, perché diventerebbe appunto forse una riflessione su delle citazioni che forse neanche ci starebbero, secondo la visione di GP. Guardiamola invece da un punto di vista per come l'autore l'ha concepita, ovvero un fumetto scemo da un punto di vista di spensieratezza. Ecco, questo è Barbarone, un fumetto da leggere per staccare da tutte le cose pesanti, dal quotidiano, dall'annullamento della tecnologia, di tutto quello che volete. Barbarone è un'opera leggera, questo è, ed è bello proprio per questo. Ci sarebbe da dire tanto anche sui personaggi, però è bello che ve lo gustiate da soli. Perché
Perché io mi sono divertito da morire a leggerlo e non succedeva da tanto, perché ultimamente i fumetti sono diventati forse un po' più riflessivi rispetto alla leggerezza e alla bellezza che avevano un tempo. Che anche quella è bella da leggere, ci mancherebbe. Vi faccio vedere anche alcune tavole. Allora, innanzitutto, la prima tavola del fumetto è a colori. Eccola qua. GP, per chi non lo conoscesse, è secondo me uno degli acquarellisti più bravi che ci possono essere. L'uso dell'acquarello di GP è di una delicatezza veramente strepitosa. E poi il fumetto ritorna al classico bianco e nero. Cioè, anche il linguaggio con cui questi personaggi parlano, l'ingenuità di tutti i personaggi, la bellezza del tratto, dello schizzo quasi, perché sembra quasi essere un abbozzo, non un disegno definito, no? Come immaginiamo i fumetti, anche, che ne so, Bonelli ad esempio. C'è proprio la freschezza di un ritorno ad una primordialità del fumetto. Ecco, questa quasi archeologia bellissima. E Gipi incontra in questo primo volume, scusate Gipi, il personaggio Barbarone incontra in questo primo volume, appena atterrato su questo pianeta sconosciuto, delle scimmie erotomani. Siccome lui chiede appunto attraverso un linguaggio universale, che è quello che lui definisce dell'amore, ma che non lo caga nessuno fondamentalmente, l'aiuto per riparare il razzo, che ovviamente non trova subito, e quindi incontra questi personaggi, tra cui Goggo, questo personaggio veramente bizzarro che ha un'astronave altrettanto bizzarra e con un pensiero follemente bizzarro. Goggo è, vediamo se ve lo faccio vedere, un personaggio anch'esso divertente perché è, come dire, particolare, non so se riuscite a vederlo, ma è bello. Ve lo faccio vedere nella seconda di copertina che uscirà, che qua si vede forse meglio questo. È una saga spaziale di serie B. Questo è Barbarone, uscito per Comics Roulettes. Ora il secondo volume uscirà prossimamente, non c'è una data, lo trovate in libreria ovviamente, non in edicola. E io ve lo consiglio perché è un fumetto che va letto. Questa è la dedica fatta nella prima pagina a me per quando l'ho preordinato sul sito. Perché il fumetto, come vi ho detto, è uscito a Lucca Comics. Il fumetto, come vi ho detto, è uscito quest'anno a Lucca Comics 2022 e io l'avevo preordinato sul sito e mi è arrivato i primi di novembre. Null'altro da dire su questo fumetto se non che ve lo consiglio. Vi rimando anche a una bellissima intervista che GP ha rilasciato durante il festival su Lo Spazio Bianco, la trovate su YouTube, dove parla proprio di questo fumetto e anche di alcune cose che io vi ho detto, prese ovviamente dall'intervista. Andatelo a vedere, leggetelo perché vi divertirete un sacco. Cioè, puzza di piscio, ragazzi. Cioè, l'idea di creare un personaggio con una pozza d'acqua e chiamarlo pozza di piscio, cioè, va oltre qualsiasi cosa inimmaginabile e qualsiasi cosa che tu possa immaginare su un fumetto. Cioè, è veramente una bellezza leggere questo personaggio. Tutto disegnato a mano e ovviamente anche in questa pagina, nella copertina, c'è questo richiamo che dice: riuscirà Barbarone a svelare il segreto del grande orrore? Cioè, tutto è stato concepito come qualcosa di follemente analogico, di serie B. E la bellezza è proprio questa. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e magari ci vediamo rispetto a Gipi quando uscirà il secondo volume e vediamo come continuerà questa storia di Barbarone
e dei suoi folli amici. Ciao a tutti!